La chiamano Harley cinese. Sarà vero? Raga, è un po' che se ne sente parlare di questa Benda 300, definita da tanti come l'Harley cinese, proprio perché il suo nome è sporty. Quindi adesso, con un effetto scenico degno di Hollywood, quando io farò così, dovremmo riuscire ad andare a vedere il video. Proviamo. Eccoci qua. Allora, come potete vedere, la somiglianza è davvero, ma davvero strepitosa. Cioè, io penso che sia l'esemplare di moto che si ispira all'Harley Davidson e che si avvicina di più. Si può vedere tantissima tecnologia come il contachilometri, i fari a LED e tantissime altre cose. Abbiamo il motore con anche l'uscita degli scarichi che è prettamente fatta come quella dell'Harley. Dopodiché possiamo dire che allora è un 300 di cilindrata, dichiarano che abbia una velocità massima di 150 km orari e tira fuori una trentina di cavalli. Si può vedere anche la coppia degli ammortizzatori, la cinghia, il manubrio, diciamo che hanno fatto veramente un lavoro fatto secondo me molto bene. Che poi venga paragonata a un Harley Davidson, parliamone, nel senso, perché ha motore raffreddato a liquido, come si vede c'è la presa 12 volt, diciamo ha un po' di cose, il serbatoio non è propriamente come quello dello Sportster, però a grandi linee ci si avvicina. Sarebbe magari interessante vedere un modello fatto così di questa cilindrata proprio da Harley, in modo da poter avere un approccio a più persone, perché per esempio anche un ragazzo che inizia ad andare in moto magari con un 300 gli viene più facile. Comunque nulla, staremo a vedere. Ragazzi, rieccoci qua. Allora, come avevamo detto prima, parliamone, cioè definirla l'Harley cinese è proprio la parola Harley che si discosta da questo tipo di moto, però come abbiamo detto e abbiamo visto ci si avvicina parecchio, vuoi la trasmissione a cinghia, vuoi lo stile bobber, vuoi tanti piccoli particolari messi assieme fanno in modo che questa moto sia considerata così. Però dico, secondo me sarebbe prima di tutto interessante poterla magari provare e vedere su strada cosa, come reagisce, anche se io ovviamente non sento proprio la necessità di provare altri tipi di moto, in quanto io sono fedele ad Harley Davidson e rimango fedele a Harley Davidson, non sento proprio la necessità e la voglia di andare a provare altri mezzi. Però sarebbe curiosa come cosa vedere, visto che la definiscono l'Harley cinese, sarebbe bello riuscire a vederla e toccarla con mano. Si sono visti particolari come può essere la cinghia, come può essere lo scarico, come la forma del motore. Diciamo, ha tante piccole cose che fanno ricordare le nostre Harley. Come vi dicevo, sarebbe interessante magari che proprio l'Harley Davidson facesse una moto di questa cilindrata, magari proprio per fare in modo che le persone si possano approcciare all'Harley prima, senza dover cercare uno Sportster depotenziato o cose varie. Magari una cilindrata come può essere un 300, un 350, magari riuscirebbe a prendere una più ampia fetta di pubblico, di possessori, diciamo, di motociclisti. Comunque niente ragazzi, voi fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa moto qua, se avete già avuto magari modo di leggere qualcosa di più approfondito, se avete qualche notizia in più, se avete, non lo so, qualsiasi cosa che volete. Qua sotto nei commenti mi lasciate un commento e nulla, ne discutiamo un po' assieme.
Quindi per questo video è tutto, io vi ringrazio nuovamente e ci vediamo per strada. Ciao raga! Music licensing reimagined.